tornando, anzi, è vero che ci sono tanti giocatori, no? Formidabili, forse ne abbiamo sempre meno, no? In questo periodo in Italia, però ci sono anche tanti giocatori. Non so, mi vengono in mente dei nomi come Armero, Cole, Dumbia, Podolski, no? Quale sarà stato, secondo voi, il calcio bidone del 2015? Però prima di chiederlo a voi, lo chiedo a Cristian Vitali, ideatore del blog che ha anche un libro, Calcio Bidoni, eccolo qua. Allora, Cristian, ci sei? Sì, ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera a te. Allora, sta partendo la settima edizione, cioè è già partita, il via adesso alla sua settima edizione dei Flop 10 del 1980 oggi. Questo è insulto calcio bidone. Poi voi ogni anno, no, stilate una definitiva classifica. L'obiettivo, come dico sempre, la mia è una provocazione, un po' mi ricollego a quello che dicevate prima sul divario. Sui giovani è un modo per provocare, per pungolare le società, investire e puntare sui giovani. Mi piange il cuore quando sento, quando vedo per esempio un Napoli-Inter solamente Insigne in campo, ma la stessa Roma che può contare praticamente sul solo Florenzi, se escludiamo, non so, De Santis, Totti e De Rossi che sono ben oltre la trentina. E per questo sono molto contento, cito come esempio almeno uno dei pochi in Italia che stanno cercando di fare qualcosa, il Toro. Innanzitutto con la ricostruzione del Philadelphia e poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti negli ultimi 2 anni, ha vinto il campionato primavera, la Supercoppa e l'anno scorso anche arrivato in finale. Ha vinto il Chievo. Quindi anche il fatto di investire e aspettare i giovani, se ne parlava prima, il Toro è riuscito a dare in prestito parecchi giocatori anche in campionati importanti. Si pensi a Barreca, al Cagliari in Serie B, ma anche a Ramo, Bergini, i due portieri, i fratelli Muniz, insomma. Io penso che la strada da tracciare Dice che non sono italiani, Giorgio, Stiamo parlando di stranieri uguali. Allora, se ci sono stranieri nella primavera, allora è un fallimento. Siamo tutti d'accordo. E ci sono. Perché almeno il bidone veniva perché veniva considerato chissà che e poi ti accorgevi che non era. Partendo da Luisinho della Pistoiese, ma se tu il calciatore lo hai preso che c'aveva 15 anni, 16 anni, e allora è veramente questo il fallimento del calcio italiano. Non che prendi il bidone lo puoi prendere perché fai un affare fatto male, il melone è uscito bianco, È come chiaro. E vogliamo cambiare. comunque calcio bidone è quello, no, Cristian? Quello che diceva Giorgio Esatto, Martino in definitiva. sì, io dico sempre il concetto di bidone è un'alchimia, ci entrano tantissime cose perché ci può essere il campione che ha fatto benissimo in tanti altri campionati, ma è in declino e non riesce ad affermarsi, poi ci può essere il perfetto sconosciuto, la scommessa su cui si voleva investire, ma che alla fine a conti fatti si rivela del tutto un fallimento, insomma. Certo, vabbè. Allora, in che consisterà il calcio del 2015? Dai, ne ricordiamo ai nostri amici. Ci saranno delle Allora, giuria, delle votazioni, dai. la giuria composta da diversi giornalisti del settore, tra cui cito anche tu, che mi hai dato la piena disponibilità, di questo sono molto contento. Il direttore di corrispondivo Matteo Marani, Carlo Nesti, Davide Pastorin e Alfredo De Buono, il direttore di fantagazzetta.com. E 10 candidati, tra cui quelli che citavi tu prima, tra cui la Roma purtroppo ha la maggior parte di esponenti, perché ha Cole, Dumbia e Iturbe. E l'obiettivo è quello di eleggere il bidone, diciamo, dell'anno attraverso le votazioni del popolo, del web, che però se vuole, se decide che tra questi 10 non c'è il bidone che preferisce, può anche giocarsi il jolly, così l'abbiamo chiamato, e citare un altro nome che farà classifica a parte. Cito per esempio Mario Gomez, ex della Fiorentina. Va bene, va bene. Allora, io ricordo il sito, no? Il blog, quindi calciobidoni.it. Sì, esatto, si può votare direttamente da Roma, ma anche tramite Twitter, Facebook e prossimamente anche dal sito del Guerin Sportivo. Perfetto, io ti ringrazio. Ti volevo chiedere però, i contatti li abbiamo dati, ma c'è un calcio bidone tuo preferito? Cioè da quando
da quando è iniziata In quest'anno? Sì, no, io direi in generale. Ce n'è uno che in questi anni è rimasto proprio qui. Calcio migliore è talmente. A me piacciono le storie degli anni Ottanta perché sono più soffuse e ricche di aneddoti. Sì. Tu hai citato Luis Silvio D'Anguello, ex della Visto ieri, certo. Virtus, e Giorgio Martino, bene o male, ne può sapere qualcosa, avendo Direi. partecipato al film L'allenatore del pallone, che diciamo ha un po' ispirato la storia dell'Aristoteles arrivato dal Sì, Brasile. come risposta. Ma ci sono anche altri nomi, c'è il famoso Caraballo, meglio perderlo che trovarlo, del Pisa, di cui Dario Basso in un suo libro disse che probabilmente adesso stava facendo il tassista, aveva cambiato mestiere. Questi giocatori su cui si raccontano tante leggende metropolitane, ma un nome su tutto, Man Yu, il cinese che portò in Italia Gaucci nel 2000 a Perugia, disse: dopo di me una schiera di cinesi. Ancora oggi è rimasto lui, praticamente l'unico. Ancora Giorgio, Perché si tacco in sono volo, sì. Tacco in volo indirettamente, però insomma, che cosa ricordi di una sorta di calcio bidone degli anni Ottanta, visto che lì eri proprio. Posso anche tornare un po' prima della guerra. Esperon è il mio bidone, Esperon, un argentino venuto alla Roma e sembrava chissà che. Sempre qui, andiamo più. Di che anno parliamo? Di che anno parliamo? Costava. Di che anno parliamo, Giorgio? Stiamo parlando degli anni 30. Degli anni. Perfetto, perfetto. Va bene, io volevo chiedere se c'era un calcio bidone in questi anni che aveva vinto e magari poi dopo si era, ne so, affermato con un gol, da bidone era diventato tornato campione, diciamo. Beh, se pensate Quaresma forse? l'Albodoro vede Quaresma, l'Adriano della Roma, purtroppo anche lì è un classico esempio di un giocatore che poi si è completamente abbandonato. Forlan nel 2012, Bender della Juve e poi l'anno scorso Belfodil che abbandonò tra l'altro in stile schettino la nave che stava affondando, il Parma che poi purtroppo è fallito. Va bene, Quindi diciamo non ci sì. sono. Non ci sono, dai. Va bene, grazie Cristian. Noi ci riaggiorneremo per sapere chi avrà vinto il calcio del 2015. Sicuramente, grazie a te, un saluto a A tutti. presto, a presto, grazie a Cristian Vitali. Allora, ci chiama la pubblicità, però aggiungere qualcosa prima di andare in fascia? Sì, no, io voglio dire una cosa, Sì. per me il bidone è il rapporto tra rendimento e costo, quindi qui corre, invece a mani basse, uno che ancora prende 2.500 di stipendio e ha giocato due Quello è partite, fantastico. appunto, la può fantasma, in questo senso la Coppa Gomez Assolutamente. Parlavamo dei cinesi, come cinesi se un giocatore, giocatore no. questo costa 2.500 Basta ricordare Cesar di Gomez che giocò praticamente Sì. solo la partita, solo il derby e l'ingaggio di Ride Giorgio Martini, ha palmato sulla sola gara. Perché sempre a quell'epoca vede Provvidente che fu ribattezzato Provolone a Roma perché doveva essere un centravanti, fu ribattezzato Provolone. Ma ha ragione Claudio, cioè io contesto nel modo più simpatico e Sì. sportivo del termine l'attribuzione. Del ruolo, del titolo di bidone a giocatori come Forlan o come Adriano della Roma, perché a parte che Adriano nel Parma e nell'Inter ha giocato benissimo, cioè un giocatore che poi Va in declino va in declino è un discorso. Questo è il discorso di Adriano, è il discorso, ma perfino di Ronaldo, no? Cioè Ronaldo ha giocato in Italia, in Spagna, ha giocato ad alti livelli, poi a un certo punto, per motivi personali, fisici, fisiologici, ingrassava, ha smesso di essere quel grande campione. Ma è stato un campione. Il bidone si intendeva il calciatore che veniva acquistato più o meno a scatola chiusa, Certo. perché appunto negli anni 30 non c'era la possibilità. Andava uno, ti segnalo Liguori, e vabbè, quello mi ama Liguori, ma chi l'aveva mai visto Liguori? Quindi arrivava Provvidente, chi l'aveva mai visto Provvidente? Arrivava Esperon, E se andava a scatola chiusa, Liguori era riuscito bene, quello Provvidente no, è cioè il vero bidone, quello quello che. certo.
cioè, non il giocatore scarso, il giocatore che arriva come fenomeno. No, io penso, scusate, anche lascia, perché no, io penso che Antonio Cardoso volesse dire un'altra cosa. Io penso che Antonio Cardoso volesse dire chi è che ha vinto il titolo di calcio bidone, invece poi susseguentemente si è affermato positivamente. Di può succedere con un calciatore poi a gennaio. Non è successo in questi anni, no, però è successo mille volte. Il bidone è quello che viene acquistato, fallisce e scompare. Se poi non scompare, perché poi va bene in un'altra squadra, non è più un bidone. Okay. Cioè, si riparte da zero, si resetta il discorso. Il concetto di bidone è quello che fallisce veramente, certo. Non quello che sbaglia in una società. Allora, Evra aveva giocato in Italia nel Marsala, allora che era un bidone? No. Anche Jarasch viene in Italia, dopo che segnò 27 gol in una stagione con l'Inter. Jarasch non è un bidone, anche se nella Juventus è fallito, non c'è dubbio, la Juventus è andato malissimo. Ma Jarasch non lo puoi definire un bidone, cioè, rapportato a quello che fece la stagione precedente nel Liverpool. Thierry Henry ha giocato fino a poche settimane fa, quasi. In Italia è stato un bidone, ma in Italia ha giocato una partita. In Italia non ha giocato bene. Cioè, Lowe e Baker, che forse ricorderete, erano due scozzesi che andavano benissimo nel campionato inglese. Dopodiché in Italia sono arrivati a Torino e hanno giocato molto male. E hanno fatto poche buone partite. Ma non sono stati bidoni, perché erano dei campioni. E l'hanno dimostrato. E magari l'ambiente non sono riusciti a inserirsi. Carabaglio e Luis Silvio non sono mai stati campioni, mai. Sono stati autentici bidoni, cioè gli hanno venduto la fontana di Trevi, cioè, e invece non era manco una mezza minerale senza gas.